chiamo Stefano, abito a Breganzona, ho lavorato in Italia per più di 25 anni con le edizioni Paoline, gruppo San Paolo, e ero addetto alle vendite, commerciale, per cui sono sempre stato nel commerciale, anche se sul settore editoriale. Questa è la mia formazione, il mio lavoro fino a pochi anni fa, quando poi mi sono trasferito definitivamente qua in Svizzera. Io vengo da una formazione, come dicevo prima, cattolica, e quello che mi ha potuto dare la Caritas è rimanere più o meno nello stesso ambiente, e tanto più che c'era la novità dell'apertura di Rancate. Io ed altri tre siamo stati molto felici di venire qua, perché almeno abbiamo costruito quello che sarà in un futuro Rancate, sia sul riciclaggio del tessile sia sull'elettronico. Abbiamo verniciato questi cassonetti in bianco e poi la scritta in verde, applicato abiti usati. È un lavoro normale, insomma, non avevo mai verniciato in vita mia, ma comunque dopo il primo e il secondo siamo riusciti a fare una cosa uniforme per tutti. Non è difficile, insomma. Sono abbastanza soddisfatto, perché so che quel cassonetto lì in parte l'ho verniciato anch'io, per cui è come se partecipo anche io attivamente al tutto. Il mio compito sui precedenti lavori era comunque la gestione del personale. La gestione del personale era di qualsiasi tipo, dal plurilaureato a ragazzo di 18 anni che usciva, che so, da ragioneria o da geometri in Italia, ecco. Per cui ci si trovava confrontati comunque ogni giorno con realtà differenti, con personale differente. Non è stato un grosso problema ambientarmi in questo senso. Ho sempre fatto parte della gestione, in 40 anni di lavoro gestivo comunque personale di qualsiasi livello, di qualsiasi tipo, non soltanto italiani ma anche stranieri, i primi immigrati in Italia e cose del genere. Per cui, ripeto, per me non è stata una grossa difficoltà mantenere i buoni rapporti con i colleghi. Sono in disoccupazione, spero nel più breve tempo possibile, perché anche se venditori è raro che si riesca a trovare qualcosa qui in Ticino, ma la speranza è comunque l'ultima a morire. Spero di poter trovare un lavoro che si confà alle mie esperienze. Il mio lavoro ho dimostrato negli anni di saperlo fare, poi dipende, commerciali ci sono di vari livelli, di vari tipi. Comunque penso di essere all'altezza di poter ancora svolgere un lavoro di questo genere. L'entusiasmo c'è, la volontà non manca, sono due ingredienti fondamentali.